Allora, siamo arrivati alla fine dell'anno, è il momento di tirare le fila, di tirare le somme e di capire che cosa è successo in questo settore. Non serve ovviamente il mio video per capire che cosa è successo nel settore delle criptovalute, per capire che questo è stato un anno incredibilmente terribile, in contrapposizione invece a quello che è successo nel 2020 e nel 2021. Ma come sarà il 2023? Che cosa ci aspetta? Ho visto ognuno dire la sua, fare dei ragionamenti, cercare di predire, di capire quello che ci aspetterà in futuro. La verità è che nessuno lo sa, non lo so nemmeno io, e quindi non lo troverete la risposta in questo video, ma troverete però dei ragionamenti che potrebbero aiutarvi. Lascia un like, iscriviti al canale e partiamo subito. Intanto un recap veramente rapido: questo è Crypto Bubbles ha un anno, vediamo come Bitcoin ed Ethereum stanno performando con un meno 64,7% e un meno 67,6% rispetto a un anno fa per Ethereum. Questi sono dati direi abbastanza palesi, oggettivi, c'è poco da discutere, ma quello di cui dobbiamo però parlare è il fatto che comunque stiamo affrontando un bear market generale. Perfino l'S&P 500 e il Nasdaq hanno avuto delle performance terribili, che siamo sull'ordine del meno 30, meno 20% in un anno. Quindi un indice, un ETF che performa con un meno 20, figurati che cosa può accadere nel settore delle cripto, che è un settore molto più piccolo e molto più volatile. Nonostante tutto, abbiamo anche affrontato due crisi veramente molto grandi, quella di Luna e quella di FTX, che tra l'altro ho raccontato anche nella mia ultima puntata di Storie Incredibili. Se ancora non l'hai vista, ti consiglio di andarla a vedere perché è molto carina e è un modo anche divertente di raccontarvi in modo cinematico quello che accade in questo settore. È un po' la sfida che sto portando avanti anche con questo canale. Insomma, abbiamo affrontato un bear market generale, un anno veramente disastroso. Il 2022 non si può considerare come un anno assolutamente positivo. Tra l'altro ci sono delle azioni, delle stock tipo Tesla, che hanno performato più o meno, se non addirittura peggio, di Bitcoin ed Ethereum. Tra l'altro da sottolineare come Ethereum abbia tenuto rispetto a Bitcoin, ma anche qui guardate, anche Doge ha performato meglio con un meno 56%, e la stessa BNB, che si parla di crisi, di Binance che sta per fallire e di altre mille cose, in realtà ha un 10-11% in più rispetto a Bitcoin. Questo a testimoniare proprio della forza anche di Binance in questo settore, ed è il motivo per cui io penso che tutte le chiacchiere che sono state fatte fino adesso siano semplicemente speculazione senza fondamento. Vi voglio far vedere anche questo grafico che ho trovato molto interessante, il next Bitcoin halving. Dove siamo in questo momento? Siamo all'halving che è successo nel 2020, che ha dato poi vita a quella che è stata la bull run che abbiamo vissuto nel 2021 e poi è finita appunto quest'anno, con una block reward di 6.25 Bitcoin per ogni blocco risolto. Questo per quanto riguarda i miners, quindi un'offerta di 6.25 Bitcoin ad ogni blocco, che verrà dimezzata a sua volta nel 2024. Quindi che cosa accadrà nel 2023? Partirà la FOMO? Tutti gli istituzionali si andranno a posizionare sapendo che ci sarà una diminuzione dell'offerta, che appunto possiamo prevedere, come vedete, fino al 2136 addirittura, e capire quindi come l'offerta di Bitcoin verrà modificata nel corso del tempo. Questa penso che sia la vera forza anche di Bitcoin, no? Il fatto di poterne predire l'offerta e quindi l'inflazione. E il 2024 sarà un anno sicuramente molto interessante per capire anche se la teoria del halving uguale bull run sarà realizzata oppure no. Io vi faccio solo ragionare su una cosa: se la domanda dovesse rimanere anche solo stabile, quindi neanche aumentare, ma semplicemente rimanere stabile, e l'offerta di colpo nel 2024 verrà dimezzata, questo causerà per forza un aumento dei prezzi. È matematico, ok? Diminuisce l'offerta, aumenta la domanda, comunque rimane stabile, il prezzo andrà ad aumentare. Conoscendo questa cosa, e tutti sanno e conoscono di questo avvenimento, chi non se ne vuole approfittare? E quindi inizia a partire una reazione a catena, ed è per questo che ogni volta che c'è l'halving è quasi scontato, è quasi matematico che parte poi un periodo positivo. Poi quanto durerà, come durerà, quale potrà essere la price action, il top di mercato, eccetera eccetera, dipenderà da N fattori che ovviamente non sono prevedibili in questo momento. Quindi il 2024 quasi sicuramente, ragazzi, sarà un anno positivo per Bitcoin, e questo 2023 potrà essere un anno di posizionamento. Ma scusate, tu hai detto di non prendere posizione sulle cripto,
il titolo così, e poi dopo invece dici che il 2023 potrà essere un anno di posizionamento e di opportunità. Beh sì, perché? Perché ho visto che in questo periodo, ragazzi, si è andato a creare veramente tantissimo hating, tantissima veleno in questo settore, e penso che tanti di voi non sono pronti ad affrontare questo mondo come investitori, ma molti l'hanno affrontata come gioco d'azzardo, come un'opportunità per fare soldi velocemente, e non sanno in realtà approfittarsi di queste situazioni, anzi vanno in sofferenza, mentre io accumulo e sono contento, anzi spero che duri il più possibile questa fase di ribasso, proprio perché credo nell'opportunità di questo settore e credo che questa sia la più grande e ultima, tra l'altro, opportunità per prendere posizione a certe cifre. Questa cosa, ragazzi, la dico da sempre, quindi se mi seguite dall'inizio lo sapete. Molti di voi invece no, ed è per questo che secondo me dovete stare lontani da questo settore, magari tornare in bull run, appunto come fanno tutti, e poi comprare a prezzi un po' più alti, magari se siete furbi durante l'halving, che comunque siamo ancora, sicuramente avremo spazio ancora di crescita, quello potrà essere un buon momento per alcuni di voi per prendere posizione. Non vi consiglio di agonizzare, di soffrire il 2023, questo è il mio semplice consiglio, perché ci sono tantissime opportunità adesso, ragazzi, anche sui mercati tradizionali, non c'è bisogno di arrivare sul settore delle cripto. Quindi se non ci credete, se avete paura di usare gli exchange, pensate che Binance fallirà, pensate che sia tutta una truffa, state lontano da questo settore, non andate neanche a inquinare gli altri social scrivendo, insultando chi crea contenuti, chi fa cose, perché che senso ha, ragazzi? Quindi non comprate cripto, aspettate il 2024. Invece se avete, diciamo, la pazienza di capire e di approfittare di questo settore, ecco che ve lo consiglio. Siamo qua alla total market cap per vedere dove siamo arrivati. Siamo praticamente al top del 2017, 559, 600 miliardi circa di dollari era il top, mentre noi ora abbiamo circa 814 miliardi di market cap, quindi siamo tornati indietro di 5 anni, però siamo tornati indietro al top del mercato di 5 anni fa. Quindi se da qui dovesse continuare una fase di lateralità e poi magari di crescita anche della market cap, andrebbe a confermare ancora una volta che questo è un settore che piano piano sta crescendo con i suoi up e poi ovviamente anche i suoi down. Un'altra cosa, ragazzi, che vi volevo far vedere era proprio l'inflation rate, quindi l'inflazione in questo momento nel mondo. Ho trovato questo tweet molto interessante. Ragazzi, abbiamo l'Argentina con inflazione del 92.4%, la Turchia un'inflazione dell'84.39%, quindi quando guardiamo questi dati, e l'Italia si posiziona tra l'altro al quarto posto a livello mondiale con un'inflazione che arriva al 12%, come si fa a dire che Bitcoin è inutile? Come si fa a dire che Bitcoin non serve? Un asset assolutamente democratico, decentralizzato, comunque con una supply limitata, con un'inflazione molto bassa, che può essere commerciato e utilizzato in qualsiasi modo, semplicemente avendo anche un solo smartphone, in maniera veloce, con fee comunque gratuite o basse grazie anche al Lightning Network. Come si fa a dire che Bitcoin non serve a niente? Io i detrattori li voglio qua sotto nei commenti, e veramente vorrei farci una live. Se c'è un detrattore tra voi che vuole fare una live con me, la facciamo, perché io voglio veramente discutere di questi argomenti. Come vedete, l'inflazione è terribile, in UK il 10.7%, nell'euro area il 10.1%, un'inflazione a due cifre, quindi terribile. In America sta scendendo invece al 7.1%. E poi volevo farvi vedere anche, tra l'altro sotto in descrizione, ragazzi, trovate il mio canale Telegram, dove ogni volta che succede qualcosa di interessante vi lascio un messaggio veloce, vi mando un audio, facciamo un'analisi, vi condivido anche il mio portafoglio e i miei investimenti, il mio pack, che comunque è anche abbastanza semplice e ho condiviso qua più volte anche sul canale. Lo trovate sotto in descrizione, il link al canale Telegram Lex Finance, completamente gratuito, vi consiglio di iscrivervi. E qui arriviamo invece alle performance di questo bot che abbiamo provato su BitJet. Vi lascio il link sotto per BitJet per avere uno sconto sulle fee. Mi sembra che fino al 30 avete anche 10% di deposito indietro, quindi se depositate avete un 10% di bonus. È un exchange che io utilizzo molto bene per fare trading, sia spot che futures, e anche copy trading. Abbiamo Desert Finance, il canale, eccetera eccetera. Questo è il nostro bot che abbiamo impostato, che in automatico negli ultimi 30 giorni
nonostante la lateralità di Bitcoin, perché ragazzi, come vedete, Bitcoin sono settimane, ok, che non sta facendo nulla, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 settimane di piattume in totale, questo è un grafico settimanale, nonostante tutto ci ha portato a casa un 15.82%. Questo è un bot che opera in fase rialzista, quindi ha una strategia rialzista, quindi vuol dire che continua ad acquistare mano a mano che scende, per poi fare dei take profit parziali ogni volta che c'è rimbalzo. Il trading range è tra i 15.600 e i $19.000 circa, lo andiamo ad aggiustare mano a mano che opera, quindi sarà un trading bot che comunque continuiamo a seguire. In questo momento ha un APY del 188%. Siccome io nel 2023 mi aspetto un anno laterale rialzista, quindi non mi aspetto una bull run, ma mi aspetto un anno comunque di ripresa lenta, agonizzante, soprattutto i primi mesi saranno molto difficili, probabilmente continuerà anche questo bear market, ecco che questo bot potrebbe essere un modo in più, ok, per sfruttare la volatilità e la fase di rialzo di Bitcoin. Se lo volete, noi lo offriamo in modo completamente gratuito. Entrate sul canale Lex Finance e chiedete, e trovate comunque tutti i link in descrizione. Ovviamente prima vi dovete iscrivere a BitJet con il link che vi lascio sotto. Avete anche un bonus, soldi gratis, robe gratis, è Natale, regaliamo tutto, va bene. Ok ragazzi, io credo di avervi detto tutto. Sono curioso di sapere voi che cosa ne pensate. Quest'anno come sarà? Sarà un anno terribile oppure no? Quale sarà la vostra strategia? Che cosa farete voi? Io ragazzi ve lo dico appunto come sempre qua sul canale. Grazie di aver guardato, ci vediamo al prossimo video, ciao!